Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Laudetur Jesus Maria e di nuovo Ave Maria a tutti. Veramente vedendo tutti questi splendidi messaggi su questo tema, il peccato è la causa di tutti i mali, che è proprio la quintessenza della dottrina cattolica, verrebbe veramente il desiderio di leggerli tutti. Questa sera ne vedremo alcuni molto importanti di Maria Santissima. E poi, ecco, su gentile condivisione di Oscar, ci sono anche dei messaggi molto belli e molto forti anche di Gesù su questo stesso argomento. Io non faccio troppi preamboli perché è meglio andare a leggere alcuni passaggi. Farò un po' di lettura, un po' non in ordine cronologico, un po' diciamo a macchia di leopardo, diciamo così. Vediamo poi se esce fuori qualche mosaico composto dal cielo, speriamo, no? Allora, tra i molti che ho selezionato, riferiti alla Vergine Santissima di Schio, volevo cominciare da uno. Ecco, lanciamo subito una bomba atomica abbastanza drammaticamente attuale. Il messaggio risale al 7 ottobre del 97, quindi peraltro in tempi ancora lontani dalla veramente decadenza esecrabile attuale, e si riferisce a un fatto ben preciso. Leggo, è brevissimo, ma come in molti di questi: la profanazione del Santissimo nella Chiesa di Gesù è il grande malanno. La disgrazia si è diffusa in tutto il mondo, attenzione, e chiama l'ira di Dio. Ho letto, questo 7 ottobre 1997, ovviamente per chi ci crede, perché non siamo e non siete, come sapete bene, obbligati a crederci. Chi parla è la Madonna. Quindi non è una persona qualunque, o un talebano, o un fondamentalista, come si sente, insomma, epitetare soggetti che dicono queste cose. La profanazione del Santissimo Sacramento. Domanda: come avviene la profanazione del Santissimo Sacramento? Guardandoci in giro ce ne sono di tutti i colori. Ripeto, questo è un messaggio del 97. Mio modestissimo parere, è impossibile, anche perché ci sono anche altre apparizioni mariane, anche se poco conosciute e non ufficialmente riconosciute, ma con luogo di culto costruito in loco, penso per esempio a Maracaibo, dove per esempio la Madonna stigmatizza con estrema serietà e severità la pratica della comunione sulla mano. È una cosa che, come penso sappiate, adesso la legge della Chiesa lo consente. Sappiamo bene che dopo quello che è successo negli ultimi anni, adesso è praticamente diventata la norma. Ci manca soltanto una norma scritta che dica questo è il modo di fare la comunione e magari si sogni anche di abolire il modo tradizionale. Io ormai sinceramente non mi stupisco più di nulla. Ma questa cosa che oggi è ormai diventata normale
Esistono chiese di nuova costruzione, l'avrete vista, dove sono scomparsi i tabernacoli, non i tabernacoli, a parte che i tabernacoli li hanno messi dentro lo sgabuzzino, ma sono scomparsi gli inginocchiatoi, non ci sono più. E c'è anche una struttura proprio del luogo sacro che sembra un'irrisione diabolica, perché voi sapete che l'altare tradizionalmente nelle chiese è posto in un luogo elevato, ci sono dei gradini che si salgono perché l'altare rappresenta il Calvario. Ci sono chiese di nuova costruzione, ne ho viste più di qualcuna, dove c'è il contrario, praticamente sono fatte a forma di anfiteatro, d'accordo? Come erano gli anfiteatri romani. Quindi l'arena sta in basso e gli spettatori stanno più in alto. Quindi questo diventa addirittura veramente proprio un qualche cosa di veramente allucinante. Non parliamo del comportamento tenuto, io qui ne sono testimone tante volte, sto in una chiesa d'arte molto bella, ma che per molti è praticamente nient'altro che un museo. Quindi entrano a tutte le ore, a tutti i momenti, porta niente, c'è la messa, c'è questo, quell'altro, c'è il Santissimo Sacramento, non fa niente, e ne fanno di ogni. E io sono giunto, non lo dico, che in giornate che so che non ci sono celebrazioni e c'è un largo afflusso turistico, devo togliere il Santissimo Sacramento dalla chiesa. Per forza, perché tanto so benissimo che il 99% delle persone che entreranno, Santissimo Sacramento non porta proprio nulla. Dici, ma tu togli la possibilità di fare una preghiera. Dico. Questa è una cosa molto grave e attenzione, questa chiama l'ira di Dio e si è diffusa in tutto il mondo. Si è diffusa in tutto il mondo perché. Io se mi posso permettere, chi conosce Schio lo conoscerà, cioè, il mio caro amico che è Don Federico Bortoli, ha fatto uno studio, no? Anzi, si è fatto la tesi dottorale, pubblicando un testo che si chiama La distribuzione della comunione sulla mano, che ha fatto vedere benissimo come questa prassi è entrata nella Chiesa come un abuso, che di fatto è stato poi legalizzato. La legalizzazione di un abuso. Sempre attraverso lo stesso sistema. Entra una piccola eccezione circoscritta a casi ben limitati, però il problema è che se una cosa si può fare, ha voglia a dire la puoi fare soltanto in questi piccoli circoscritti spazi e tempi limitati e condizioni. Se si può fare, si può fare. E quindi da questo piccolo squarcio diventa poi il finimondo. Paolo VI disse negli anni 70 la famosa frase: da qualche parte, da qualche fessura, il fumo di Satana è entrato nella chiesa. Purtroppo a Satana, questo vale anche per la nostra vita, eh? Gli basta tanto così. Ecco perché i santi di un tempo, tutti, faccio un nome più recente che Padre Pio, ma posso fare tutti i santi canonizzati, erano tutti quanti, oggi li chiamano così, rigidi. Perché? Ma non perché vogliono affliggere il prossimo e fare delle norme insopportabili, ma perché sanno dalla sapienza che se una cosa è permessa una volta, un'eccezione, una cosa che non sarebbe peccato in sé, ma tu dici, ah, questa volta la facciamo. Avete visto oggi la prassi che c'è in giro dell'andare a bruciare i morti? Questa è una prassi pagana. Tutto è partito dal fatto che alla fine degli anni 60, se non ricordo male, il Sant'Uffizio, l'allora Sant'Uffizio, disse: vabbè, ma se uno si dovesse far cremare, non per ragioni contrarie alla fede, per irridere il dogma della risurrezione della carne, si può fare il funerale, che una volta era proibito. Ecco, da questo, guardate adesso che succede, un sacco di gente bruciati. Le ceneri se le portano a casa, se le mettono dentro la catenina, se le mettono dentro un vaso, se le portano a spasso con prassi, evidentemente completamente paganizzate, no? Prego. Sì, se permette Don Leonardo, che diciamo, è sempre un tema, e uno dei temi del giorno è un tema cruciale, quello della comunione in bocca, comunione sulla mano. Giustamente lei ha ricordato che era stato concesso come indulto. Che cos'è un indulto? Un indulto è una concessione limitata nel tempo e nello spazio, quindi è stata
concessa e doveva avere termine, e poi invece con effetto di finestra di Overton, come ha spiegato lei, sappiamo adesso dove siamo arrivati. E credo, Donato, se permette proprio un minuto solo, che sia utile ricordare, magari gran parte dei nostri amici lo conoscono già, le norme, cosa prevede l'istruzione Redemptionis Sacramentum, che è un'istruzione emessa dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ancora nel 2004, ma è un documento che è tuttora valido, cioè non è mai stato abrogato, per cui è un abuso il rifiuto della comunione sulla lingua e o in ginocchio. Infatti Redemptionis Sacramentum al numero 91 dice: non è lecito negare a un fedele la santa comunione per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l'Eucaristia in ginocchio oppure in piedi. Poi nel numero 92 all'inizio dice: benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere a sua scelta la santa comunione in bocca, eccetera, eccetera. Quindi il riceverlo in bocca e riceverlo in ginocchio è un diritto sancito dalla Chiesa. E quindi è un abuso da parte di coloro che diciamo, si rifiutano, ecco, di adempiere a questa non è una concessione, è una modalità, diciamo, normale. E quindi quante volte, Don Leonardo, assistiamo proprio a dei veri e propri rifiuti anche da parte di Certo. sacerdoti? Che non vogliono, non ne parliamo quando ci inginocchiamo, non tutti logicamente, ma in molti luoghi, e addirittura anche sulla bocca. Quindi dobbiamo avere le idee chiare su questo. È un abuso, e lo stesso documento dice che tali abusi dovrebbero essere comunicati all'ordinario, cioè al vescovo del luogo. Queste sono norme della Chiesa, quindi non è che si va a chiedere qualcosa, diciamo, di creativo o di aggiuntivo. È la Chiesa stessa che prevede questo. È un diritto. Quindi dobbiamo avere le idee chiare e fare, quindi è una lecita richiesta sia quindi ricevere la comunione in bocca, sulla lingua, sia riceverla in ginocchio. Mi scusi, No, don. no, è che va sempre tutto molto bene. Allora, io a questo proposito c'è un messaggio di Gesù del 9 maggio 1992, per la verità viene un po' prima cronologicamente, che riprende e approfondisce questo punto, proprio esattamente lo stesso punto. E dice così: voi fate grande quest'ora in cui io vengo a voi nel santo sacrificio. Nessuna ora è più grande di quest'ora, ogni santa messa celebrata e vissuta rimarrà in eterno come dono supremo per le anime. Anche questo vi chiedo, che difendiate il più grande dei tesori dato a voi. Grande disgrazia, miei cari, grande malanno, la profanazione del mio corpo e del mio sangue. Per questo peccato molti sperimentano su di loro, attenzione, per tutta l'eternità, la verità del giudizio. Solo chi vorrà appartenere al mio regno, che non è di questo mondo, deve credere, onorare ed adorare la viva presenza di Dio. Quanto di ciò al contrario è delitto contro l'uomo e l'anima. Molti sono diventati maestri di eresia della tremenda colpa del tradimento, di quanto per i vostri predecessori era cosa più santa, più sublime, ora si va perdendo ogni traccia. I miei discepoli, mentre pochi dei miei consacrati ascoltano i miei richiami, io sto formando in ogni parte nuovi discepoli disposti a seguirmi in umiltà con amore. Io spero che tra gli ascoltatori di questa trasmissione in diretta o in differita su Radio Colbe, su Tele Radio Colbe o sul canale Telegram o sui canali dove questa cosa può andare in giro, ci siano molti di questi nuovi discepoli. Che qui le parole di Gesù non hanno bisogno di commento, sono che riprendono
Grande malanno la profanazione del mio corpo e del mio sangue. Difendete il più grande dei tesori dato a voi. Questa è una cosa che dobbiamo fare noi preti, anzitutto, e nel loro piccolo anche i laici. Ancora di più dovrebbero farli i vescovi e le più alte autorità della Chiesa, perché un vescovo di per sé avrebbe tutto il potere di poter dire: e la mia diocesi, la comunione in mano, non si dà. Mentre un povero prete, un parroco se lo fa, si espone a problemi, un vescovo lo può tranquillamente fare. Ci fu un vescovo negli anni addietro, adesso è morto, il cardinale Caffarra, che a Bologna, almeno in alcune grandi chiese della sua diocesi, appunto perché gli erano arrivati delle segnalazioni di gravi profanazioni e abusi, disse: qui non si fa più niente. Finito. Quindi la difesa del più grande dei tesori dato a noi è un compito che il Signore ci affida. E bisogna essere coraggiosi, quantomeno non avere paura di essere tacciati, come chi lo sa come si chiameranno, d'accordo? Oppure essere ridicolizzati o passare per anacronisti. È molto importante il Signore che dice, termino Oscar e poi giro la parola, non soltanto per questo peccato molti sperimentano su di loro per tutta l'eternità la verità del giudizio. Per tutta l'eternità vuol dire che per queste cose si va dritti all'inferno, eh. Dire sperimentare per tutta l'eternità le verità del giudizio significa che quando si tira la corda su questo argomento si va all'inferno. Non si scherza, non si gioca con l'Eucaristia. Chi appartiene al mio regno deve credere anzitututto, perché l'Eucaristia è solo un atto di fede. Poi onorare e adorare la viva presenza di Dio, adorare con segni, con gesti esterni e interni. E quanto è contrario, cioè delitto contro l'uomo e l'anima. Poi, molti sono diventati maestri di eresia e della tremenda colpa del tradimento. Qui dobbiamo avere discernimento. Noi non dobbiamo seguire maestri di eresia, chiunque si siano. Non dobbiamo seguire i maestri di eresia. E aggiunge: di quanto per i vostri predecessori era cosa più santa, cioè basta andare a vedere come i santi, non basta, cioè dice San Pier Giuliano Aimard, vabbè, quello era un apostolo dell'Eucaristia, e vabbè, ha proprio esagerato, ma tutti i santi erano questo. La cosa più santa e più sublime, ora si va perdendo ogni traccia. E questo non possiamo ignorarlo, no? E non dobbiamo ignorarlo. Messaggio molto bello. Prego, Oscar. Sì, due piccole annotazioni sempre sul problema della comunione ricevuta sulla lingua, sulla mano. Qualcuno mi ha fatto questa obiezione. Mi ha detto, ma nel Vangelo c'è scritto, Gesù all'ultima cena ha detto, prendete e mangiatene tutti. Quindi è Gesù stesso che ci ha detto di prendere l'Eucaristia e quindi riceverla in mano. Allora io ho fatto, prima è venuto questo flash, no? Questa ispirazione, ho detto, ma se tua madre ti dice prendi un po' di minestra, cosa fai? La prendi con la mano? Prendere, riferito a un cibo, una bevanda, vuol dire assumere. Quindi non è vero che prendere, riferito appunto all'Eucaristia, vuol dire prendere in mano, vuol dire assumerne. E, ecco, ricordiamo che uno dei grossi problemi della comunione sulla mano, oltre al fatto appunto che andiamo a ricevere il no nostro Signore presente in corpo, sangue, anima, divinità, quindi dovremmo cadere in ginocchio e prostrati, c'è il problema oggettivo dei frammenti. Quindi io ho fatto per anni il ministro straordinario, già da un bel po' di anni non lo faccio più perché ho capito che non era il caso di farlo per i motivi che abbiamo compreso. E c'è il grosso problema dei frammenti che vanno perduti. Quando l'ostia viene appoggiata sulla mano, c'è un rilascio di frammenti, quasi sicuramente, che poi vanno a finire per terra. Ecco, ricordiamoci
in occasione, ecco, della moltiplicazione dei pani, cosa disse Gesù ai discepoli? Raccogliete tutto, raccogliete, andate, raccogliete ciò che è avanzato perché nulla vada perduto. E questo è un richiamo proprio anche ai frammenti dell'Eucaristia. Nulla deve essere andato perduto, deve andare perduto. E quindi capiamo che c'è una serie infinita di ragioni che ci portano a comprendere e quindi per chi è ancora, ecco, un po' incerto, a ricevere Gesù solo sulla lingua. Bene, adesso passiamo ad un altro filone, dove Maria Santissima fa brevissimamente, come accade sovente da questi piccoli, ecco, stralci di messaggio, quindi segnalati ad hoc. Un messaggio molto importante, anche questo. È un classico della sana dottrina cattolica, tante volte l'ho approfondito in tanti interventi, in tante catechesi, no? Le sofferenze che giornalmente vi colpiscono. Tutti si lamentano che si soffre per tante sofferenze di ogni tipo, fisico, psichico, morale, spirituale. Da dove vengono? Molta gente bestemmia Dio a causa della sofferenza, perché con un pensiero assolutamente malsano e stolto, ne attribuisce a Dio la colpa. Ma la colpa delle sofferenze non è di Dio. Finisco il messaggio. Le sofferenze che giornalmente vi colpiscono derivano dalla grande empietà che Satana e i suoi seguaci stanno operando nel mondo. Attenzione. Chiaramente questa grande empietà che Satana e i suoi seguaci stanno operando nel mondo non avrebbe nessun effetto se noi non gli aprissimo la porta e non cooperassimo con la nostra libera volontà. Zero. E infatti, questo era un messaggio del 1990, 27 agosto. In quello precedente, 11 luglio, la Madonna dice: attenzione alle espressioni che usa, figli miei, popolo prediletto, ad una totale guarigione voglio portarvi, guarirvi dal grave male che affligge l'umanità intera e che ferisce l'amore di Dio. Il grande male, ovviamente, è il peccato. Però attenzione, sentite che dice: sforzatevi di liberarvi. Voi, dice, ma come? Ha detto che vuole guarirci. Come? Sforzatevi di liberarvi, togliete in voi la volontà di peccato e sarà annientato il grave male e si manifesterà la vita in noi. Cioè, se noi abbiamo delle abitudini o o dei comportamenti malsani, non possiamo semplicemente dire al Signore: toglimi questa cosa. Sì, per carità, va bene. Ma questa preghiera non è fatta bene. Perché se quella cosa dipende dalla tua libera volontà, il Signore non te la toglie senza di te. Che ne so. Signore, sono schiavo della pornografia. Ti prego, toglimi questa schiavitù. Secondo voi che cosa succede? Che magicamente il nostro Signore, che ne so, ti fa passare la voglia di vedere la pornografia o ti distrugge tutti gli strumenti di comunicazione, così non la vede più. No. Ascolterà questa preghiera come? Ti susciterà delle salutari ispirazioni di dire: butta sta cosa, in attesa che la tua libera volontà si decida e dica: sì, io butto questa cosa che non la voglio più vedere, ma con scritta al muro. Così funziona. Perché Satana, attenzione, non ci carpisce neanche lui contro la nostra volontà, ma con la nostra volontà. L'ago della bilancia è sempre la nostra volontà, sempre. È importante questa espressione, eh? Sforzatevi di liberarvi. Sforzatevi di liberarvi. Può essere duro, può essere difficilissimo. Perché alcuni peccati
Cioè, il peccato, spesso e volentieri, è piacevole, perché se non fosse piacevole nessuno peccherebbe. Quindi sforzatevi di liberarvi, perché? Perché devi essere capace di privarti di una cosa, per quanto gradevole, perché è peccato. Punto e basta. Perché è peccato. Adesso è estate, perché le donne adesso ormai d'estate non c'è più freno, non c'è più freno inibitorio di nessun tipo. Perché poi non giro mezze nude? Perché c'è caldo. Finito. Sforzatevi di liberarvi? Bene. E soffrirò un pochetto di caldo. Se dentro casa ne posso permettere aria condizionata, io sono colui che benedice in eterno tutti quelli che hanno creato i condizionatori. Però io porto la veste da mare, dentro casa c'è, ma fuori purtroppo non c'è, in chiesa nemmeno, i rischiati di caldo. E offri quel sacrificio al Signore, pazienza. Non potrai andare in giro, adesso non voglio parlare di me perché figuriamoci, no? Tutti i preti lo fanno, vanno in giro tranquillamente col clergyman, con le maniche corte, i pantaloni di lino sottili e stanno più freschi. Ma comodità e piacere non va d'accordo con santità. Quindi, però questo, chi è che lo fa? Ah, signore mio, fammi mettere la talare tutti i giorni, pure d'estate, perché anche se fa caldo, fammela mettere. Non è che manda i miei angeli custodi a mettermi la talare addosso. No, dobbiamo fare anche attenzione a volte a come preghiamo, no? Sforzatevi di liberarvi. Cioè, lo dico perché sta cosa è una tentazione non indifferente, eh? Cioè, noi dobbiamo pregare, chiedere al Signore che faccia le cose che non dipendono da noi. Adesso, la comunione in mano, noi che ci possiamo fare? Possiamo non farla, d'accordo? E parlarne e dare testimonianza, ma sta cosa è talmente diffusa adesso che se non ci mette le mani il nostro Signore, sta cosa non finirà mai. Cioè, non finirà mai, a meno che non arriva un Papa coraggioso e mettendosi contro tutti i vescovi, tutti i preti, dico tutti per dire la maggioranza, non fa un atto di forza. Potrebbe farlo. Però, insomma, ricordiamo anche, cioè, quel poveraccio di Papa Ratzinger, lui era sensibile a questa cosa, ci ha scritto che cosa ha fatto, lo ricordate? In Vaticano io do la comunione soltanto in ginocchio e in bocca. Perché ha fatto così? Perché sono dal terreno, perché io sono il Papa, cioè ha fornito a tutti i vescovi un assist, no? Su un piatto d'argento. Se il Papa fa così, io faccio così. Io avevo messo l'inginocchiatoio, un po' di tempo che racconto queste cose perché era uno dei rari giorni di gloria. Avevo messo questi inginocchiatoi un annetto prima. Quando Ratzinger fece questa cosa, sono uscito e dico: ragazzi, il Papa ha fatto la stessa cosa che ho fatto io, solo che lui, che è più grande di me, può obbligare le persone a prendere la comunione in ginocchio e in bocca. Io l'inginocchiatoio è soltanto una possibilità che viene data, non ho l'autorità di poter obbligare tutti. Dico: però oggi è il mio giorno di gloria. Scherzando, no? Perché poi ho fatto la stessa cosa che ho fatto io. Perché ha fatto questo? Perché sta servendo ai vescovi un assist, no? Finiva tutto, finiva. Il Papa ha fatto così, facciamolo pure noi, fine del discorso. Siccome ha visto che chi è che ha imitato Benedetto XVI? Voglio sapere quale vescovo, io so di vescovi, non mi scandalizzate, eh? Che nelle rare parrocchie dove qualche prete metteva l'inginocchiatoio, lo so per certo, sono andati a celebrare le cresime, hanno fatto togliere l'inginocchiatoio, con umiliazione ovviamente estrema anche del sacerdote, quindi neanche a dire, sai, io non sono d'accordo, però questo ce lo mette, ma non lo posso umiliare davanti a tutta la comunità che vede che io gli faccio togliere quello che lui fa sempre quando io non ci sono. Fatto! Quindi, altro che dare retta all'esempio, no? Quindi chiaramente il Papa ha capito che lui avrebbe abolito la comunione in mano. Ma dice: se non mi si fila nessuno su questa cosa qui, vado a far succedere la terza guerra mondiale.
Poi, che sia d'accordo, che sia buono o non buono questo modo di agire, lo possiamo discutere. Però generalmente uno prima di fare una cosa, perché questa è una situazione che adesso non si può, quindi per queste cose dobbiamo pregare il Signore, persona più grande di noi. Noi possiamo soltanto dare delle piccole testimonianze, però sulle cose dove noi dobbiamo agire, dove noi dobbiamo operare, dove noi dobbiamo convertirci, non possiamo chiedere fallo tu Signore in me. No, non lo fa il Signore in te, lo devi fare tu, lo devi fare. E alla svelta. Boh, verrebbero un sacco di esempi, però non vorrei. Quindi questo è molto importante, questo qui. È un altro Ecco, concetto. Leonardo, mi pare che fu Sant'Agostino che disse a proposito del fatto che ci deve essere l'adesione e l'impegno personale, come ha detto lei, chi ha creato te senza di te non può salvare te senza di te. È giusto? Fu Esatto. Sant'Agostino a È dirlo? Sant'Agostino, sì. Ecco, siccome stasera andiamo un pochino in sinossi, questi due messaggi adesso li andiamo a rielaborare in uno di Gesù di un paio d'anni seguenti, il 18 gennaio del 1992. Che cosa dice? Miei cari figli, vi dico in verità, ora come non mai, ora come non mai, gli uomini rifiutano la continua grazia che gratuitamente scende su di loro. Gli uomini rifiutano la continua grazia. Molti, troppi, si sono rivoltati all'amore celestiale eterno, si sono abbandonati all'amore terreno, temporaneo. Ancora un peccato spaventoso si aggiunge al peccato, distruggendo, profanando il mistero e il miracolo eucaristico. Quindi qui da un lato il Signore richiama la responsabilità personale sul dilagare del peccato e poi ritorna ancora sul tema dell'Eucaristia e dice: guai ai custodi scellerati, fattisi traditori del mio santuario e della verità. E sentite che dice, dopo ne leggo un altro, eh? Grave peccato contro lo Spirito Santo. Perché l'impugnazione della verità conosciuta è un peccato contro lo Spirito Santo, se non ce lo ricordiamo dal Catechismo. Traditori del mio santuario e della verità. Perché? Ma io dico, no, ma dico, ci vuole la scienza infusa, l'ha detto prima anche Oscar. Se nelle sacre specie è presente Gesù Cristo in corpo, sangue, anima e divinità, ma ci vuole la scienza infusa per capire che quella cosa la devi trattare, non dico con estremo rispetto, ma di più. Ma io dico, ci vuole la scienza infusa per capire che a un bambino, di 8 anni, ma come caspita farà sto povero ragazzino a credere anche lontanamente che quel pezzo di pane è Dio, che non ci crediamo manco noi che siamo grandi, se glielo metti in mano? Cioè, io dico, perché è un peccato contro lo Spirito Santo? Perché l'abdicazione del cervello, l'impugnazione della verità conosciuta, guardate che oggi è un peccato frequentissimo. Perché, ed è gravissimo, perché è un'abdicazione del cervello. Cioè, io dico, ma che ti deve fare un disegno, Domine Dio? Ma non ci arrivi a capire una cosa del genere. Ma che caspita gli insegna un bambino? Come fa un bambino di 8 anni che già se gli vai a spiegare l'Eucaristia, cioè, ripeto, se noi grandi facciamo difficoltà, pure noi preti, sappiamo però bene la verità di fede, quindi cerca di comportarti esternamente in modo tale che sta cosa almeno te la ricordi, te la rendi presente in continuazione perché non si vede la presenza di Gesù nell'Eucaristia. Ma se tu al ragazzino gli fai prendere la comunione come una patatina, è un peccato contro lo Spirito Santo? E forse sì. Perché tu impugni la verità conosciuta. Perché tu abdichi all'uso del cervello. Io ho detto in qualche catechesi, quanta gente si è scandalizzata quando hanno fatto la pubblicità della patatina, chiaramente bestemmiando contro l'Eucaristia. Ma ho anche detto che ho visto nei social, mi ricordo su Twitter,
un commento brutto, ma verissimo. Perché fanno queste pubblicità? Perché siamo noi a dargli l'imbeccata. Perché se tu tratti sistematicamente l'ostia come se fosse una patatina, perché se te la tavi in mano e te la metti in bocca, la stai trattando come una patatina. Dopo non te lamentare se vanno a fare le pubblicità di questo genere, perché sei tu che glielo insegni. Voglio vedere se in contesti che oggi chiamerebbero dispregiativamente tridentini, qualcuno si sarebbe azzardato a fare una pubblicità del genere. Beh, vediamo. Non esiste, no? Termino la lettura. Grave peccato contro lo Spirito Santo. Miei cari figli, trascinare così una vita sterile, piena di equivoci, abituata a compromessi, è impossibile giustificare. Eppure l'uomo è capace di costringere la sua anima a questi contorcimenti. Ah, i contorcimenti. Qui io, insomma, sono anche felicemente sorpreso perché il nostro Signore usa dei vocaboli, come dire, a me particolarmente, i contorcimenti, che certi ragionamenti che fanno certi soggetti in giro, ma sono veramente allucinanti. Allora, ogni suicida affonda le sue radici nel rifiuto alla verità, anche il suicida affonda le sue radici nel rifiuto alla verità. Quando un uomo fa sterile la sua vita, condanna la sua speranza. Miei cari, e qui è questo che è un'altra cosa, dobbiamo farci un bel quadretto da mettercelo in camera, eh? La pazienza di Dio non è mai l'avallo dell'uomo. Cioè il fatto che Dio sia paziente non ci fulmina a tutti quanti, questo lo dico io, non lo dice Gesù, però lo dico io. Come meriteremmo, facciamo così, come me merito io, lasciamo perdere gli altri. Non è che siccome fa così vuol dire che quello che fai va bene, no. Vuol dire che la sua pazienza è veramente grande. Sappiate che la pazienza di Dio è un atto di fiducia alla vostra volontà di vita. Io vi conosco, so camminare con voi, vi scuoto, ma non permetterò che le vostre colpe facciano morire la speranza. E qui, siccome Gesù ha fatto riferimento alla vita, che è un tema molto importante, ci sono due messaggi. Se Oscar non vuole intervenire, li leggo direttamente, di Maria Santissima, molto severi, che fanno riferimento ai gravissimi peccati contro la vita, di cui l'Europa, adesso c'è l'ultima, l'ho letta ieri, mi hanno girato una copia della verità, credo che fosse. E mo ci sta sta moda in Olanda. L'anno scorso ci sono stati, se non ricordo male, 33 casi. Fanno l'eutanasia di coppia, cioè marito e moglie quando ci sono, se no compagno e compagna, che c'è questa terminologia un pochino più moderna, un po' più kitsch. Uno sta male tanto, quell'altro sta male un po', dice, però ci siamo tanto amati, no? Quindi lo facciamo insieme. Perché in Olanda tu sei libero, cioè no, il medico non ha neanche l'autorità di poter dire, beh, insomma, ma se ti è venuto il mal di gola, mal di gola si può sopportare, no? No. Lo decidi tu qual è la cosa insopportabile e dici, voglio l'iniezione e non mi rompere le scatole. Allora, dice Maria Santissima il 25 aprile del 2000 e il 28 dicembre del 2000. Li leggo tutti e due di seguito perché sono abbastanza simili. In questo tempo di presenza in mezzo a voi, ho voluto dimostrarvi tutto il mio amore materno fino alle lacrime, ma l'indifferenza di molti miei figli è ancora grande. I peccati aumentano, sentite, mentre scompare ogni rispetto per la vita e per la legge della natura. La legge della natura. È appena finito il mese dei Gay Pride, la legge della natura. Una volta giugno era il mese del Sacro Cuore, una volta. Adesso giugno è il mese dell'orgoglio gay. Così è purtroppo.
Figli miei, gridate al mondo il mio appello, il mio invito all'amore, altrimenti aumenterà la sofferenza per tutta l'umanità e la pace, il trionfo del bene si allontaneranno. Vedete, no? Più il mondo si infogna nel peccato, i peccati più gravi sono quelli contro la vita e quelli contro la natura, cioè l'aborto e tra i peccati impuri. Quelli contro natura, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, sono tra i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Perché? Perché l'omicidio volontario e il peccato impuro contro natura, insieme all'oppressione dei poveri e alla frode del giusto salario agli operai, sono i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Punto e basta. E nessuno può dire che così non è, perché ci sono le prove della Sacra Scrittura. Le testimonianze della Sacra Scrittura. Un piccolo peccato contro la vita non grave come l'aborto, che molta gente si pensa che sia un metodo naturale. Il capitolo 38 del libro della Genesi dice: c'era Onan che si univa a sua moglie e disperdeva il seme per terra. Andatelo a leggere. Molto molto breve, ciò che faceva era male agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Finito, fine del peccato di Onan. Tant'è vero che nella Chiesa, quello che nel linguaggio comune si chiama il coitus interruptus, si chiama onanismo. Io mi ricordo la prima volta che non mi ricordo dove sentì questo termine, dice, onanismo. Dice, mamma mia, avete visto Fantozzi quando gli chiedono, dice, onanismo? Che è sta roba? Onanismo viene dal nome di Onan, che era quello che è stato il primo a fare questo peccato, no? Che è un peccato, diciamo così, remotamente contro la vita, perché è un modo con cui la vita non si uccide, ma si impedisce che venga concepita. E poi nel messaggio seguente: la vita, figli miei, la vita, sentite che dice, il rifiuto alla vita è il più grave peccato, grave tormento nelle anime procura ciò. Attenzione, non sta dicendo l'aborto, eh. Chiaramente l'aborto è una forma gravissima di rifiuto, ma sta dicendo il rifiuto alla vita. E qui io, siccome so che Oscar è stato uno dei primi, diciamo, compagni, assistenti, discepoli, non so come definirlo, di Renato Baron, qui potremmo fare un confronto, sentire che ne pensa lui. Il rifiuto alla vita è il più grave peccato. Non dice l'aborto, è chiaro che l'aborto è compreso, ma il concetto di rifiuto alla vita è più grande di aborto. Rifiuto alla vita è anche l'eutanasia, rifiuto alla vita è anche la contraccezione, che è un'altra piaga dilagante. Io ci ho fatto un sacco di prediche che la contraccezione, oltre ad essere un grave peccato contro la vita, è un grave peccato contro la fede. Perché chi usa la contraccezione è perché non ci crede nella Divina Provvidenza. Tra l'altro trasgredisce un dovere grave del matrimonio. Perché a meno che uno non voglia fare il matrimonio con Giuseppe e Maria, che per carità è sempre possibile, guarda Bartolo Longo e la contessina Mariana di Fusco, o Sant'Enrico e Santa Cunegonda, o San Valeriano e Santa Cecilia, tutti i matrimoni bianchi. Il matrimonio bianco si può fare, eh? Quindi è una eccezione ovviamente, perché se facessero tutti quanti i matrimoni bianchi, la razza umana si estinguerebbe, ma il matrimonio bianco si può fare, eh? Non è peccato, perché sennò dovremmo dire che Maria e Giuseppe hanno peccato, ok? Non è peccato, anzi è un modo straordinario con cui, nonostante la concupiscenza in atto, si ripropone quello che quasi certamente sarebbe stato il matrimonio senza peccato originale. Ma fuori di questo contesto eccezionale, se una persona si sposa e sente la chiamata al matrimonio, il fine primario del matrimonio, cioè il dovere principale, è la procreazione. Se non te la senti, non ti devi sposare. E se non vuoi procreare, una cosa che tanto piace agli esseri umani, tanto per tornare al discorso di prima, la prendi e la metti nel dimenticatoio. Che quella cosa si può solo dentro il matrimonio e sempre avendo il fine unitivo unito al fine procreativo, che deve essere sempre il fine principale.
del lato coniugale. Queste cose non cambiano, non date retta a nessuno, non cambieranno mai. Possono star parla pure in cecoslovacco, può parlare chiunque parli diversamente da queste cose qui. Non le dico io queste cose qui, Io quando parlo in pubblico non dico mai le cose mie personali, oppure lo specifico quando dico qualcosa di mio. Non cambiano queste cose qui. E sentite un attimo, grave tormento nelle anime procura ciò. Vai, vai. Fa contraccezioni, eutanasie, aborti, dai, dai. Usi distorti della sessualità, dai, vai, accomodati. Grave tormento nelle anime. E attenzione, sì, figli cari, questa generazione assisterà e parteciperà alla rovinosa conseguenza che l'Europa subirà per aver tradito Dio. Perché questa mentalità antivita è un tradimento di Dio. Benedico quanti difendono il grande dono della vita. Benedice. Le famiglie numerose sono benedette. Ci sta qualche piccola mosca bianca. Qualche giorno fa, una cara figliola che ho sposato qualche anno fa col marito, giovanissimi, gli ho benedetto il grembo che doveva aspettare al sesto figlio. Non arrivano a 35 anni tutti e due, forse lui arriva a 40. Ci sono alcune. E chi fa questo, tra l'altro, oggi? Apri di cielo. I primi a dargli addosso sono il padre, la madre, il suocero, la suocera, il fratello, la sorella. Tu sei matto? E che è sta roba? E fai la squadra di calcio? E sei un incosciente? E che se magnano? Questo è. Se Oscar vuole dire qualcosa, ecco. Sì, volevo una piccola testimonianza personale. Il sacerdote che ci sposò, che era uno dei due sacerdoti che più ebbero a patire a causa della loro, ecco, vicinanza a San Pietro da Pietralcina, ecco, Donnello Castello, noi abbiamo avuto, ecco, questa grazia che celebrò lui il nostro matrimonio. Beh, sono i due sposi, diciamo, i ministri, no? Però abbiamo avuto la grazia che venne lui proprio a sposarci. Ci disse, ecco, prima della cerimonia, ci disse: ricordatevi questo, che Padre Pio diceva agli sposi: il giorno del vostro matrimonio Dio stabilisce Stabilisce il il numero numero dei dei vostri vostri figli. figli. Lo sapevo pure io questa, tante volte. Ecco, e quindi noi siamo stati molto colpiti su questo, no? Nel senso che abbiamo capito che non potevamo, cioè, di certo pianificare, dire noi avremo un figlio solo, ne avremo due, ne avremo tre. Diciamo, abbiamo sempre cercato poi di essere sempre aperti alla vita, Dio ci ha dato poi la grazia di cinque figli, ma non sapevamo quanto sarebbe stato il numero, perché è una decisione di Dio, ecco, nella nostra vita, e dovevamo scoprirlo noi, restando aperti, ecco, alla grazia, alla vita, ecco, e così è stato. E quindi è una testimonianza che voglio dare, assolutamente in tema di vita. L'ultima cosa che bisogna fare è quella di limitare, pianificare, dire uno, due, tre, quattro, cinque figli. No, lì poi sono anche gli eventi, no, che succedono nella famiglia, nella coppia, eccetera, però, ecco, per noi è stato la certezza che bisognava essere aperti comunque alla vita, e poi Dio avrebbe fatto lui quello che era giusto. Bene, peraltro di questi cinque figli, questo lo dico io che non lo può dire Oscar, però perché lo conosciate un po', come il Signore quindi benedice le famiglie di questo genere e anche le famiglie insomma dove in qualche modo è coinvolta la Madonna, quattro figlie sono consacrate, quindi sono suore, ottime suore insomma in congregazioni degne di questo nome. Io direi di leggere l'ultimo, che sono 48 minuti. Oscar, poi io posso pure via, tirano le due, quindi Prego, prego. io direi di leggere l'ultimo di Gesù, così facciamo un po' par condicio, che di nuovo riprende
la tematica del peccato contro lo Spirito Santo, lo accenna. 2 marzo 1991. In questo tempo di tramonto alla mia fedeltà, a causa di confusione degli spiriti e decadimento della fede in molti animi, la forza della preghiera, nutrimento della fede, sia caposaldo della vostra volontà. Allora, che cosa dobbiamo fare anzitutto in questo tempo dove si è infedeli, gli spiriti sono confusi e oggi lo sono molto più che allora, e la fede è in decadenza, nel senso che non ci crede più nessuno alle verità di fede. C'è anche un messaggio dove stava breve della Madonna, lo leggo come una parentesi, lo infilo qui dentro. 1 maggio 91. Molti hanno fatto della terra il loro cielo, il linguaggio del Vangelo sta per scomparire e avanza il grave pericolo, l'eliminazione del cristianesimo e della religione. Questo è il decadimento della fede. La forza della preghiera, che è nutrimento della fede. La preghiera ha due alimenti. La fede, scusate, ha due alimenti: la preghiera e i sacramenti. Questi due sono gli assoluti. Se no la fede muore. Muore. Sia caposaldo della vostra volontà. Allora, uno non è che prega perché si sente. Oggi, io prego quando mi sento. Mia madre dice: ma che te senti? Sei al divano, ti senti mal di pancia? La preghiera è un atto della volontà. Tu la preghiera te la devi imporre, caposaldo della vostra volontà. Tu preghi perché decidi di pregare, punto e basta. Non esiste non ci riesco. Devi dire il rosario intero tutti i giorni? Tu organizzi, lo dici. Come se lo dici? Se vuoi lo dici. Certo, in certe condizioni. Se uno ha 7 figli veramente piccoli, cioè, deve andare ai matti. Ma con la forza della volontà lo fai, sia caposaldo della vostra volontà. Attenzione a cosa dice Gesù. La trascuratezza della preghiera, cioè, avete mai pensato? Diventa principio di peccato contro lo Spirito Santo. Perché? Perché se tu non preghi, perderai la fede. E se perdi la fede, i peccati contro lo Spirito Santo li puoi fare tutti quanti, tutti e sei. Perché uno, la disperazione della salvezza, certo, come Giuda e come Caino. La presunzione di salvarsi senza meriti, o questo oggi sta di dilaga, tutti quanti pensano questo qui, no? Tutta la gente che per una vita non mette piede in chiesa, ci rientra orizzontale al funerale, tutti quanti i figli penso che non è in paradiso. La presunzione di salvarsi senza meriti è un peccato contro lo Spirito Santo. Non si va in paradiso senza meriti. Non si va. Questa cretinata l'hanno insegnata i luterani a suo tempo, che non servono le opere per andare in paradiso. È serbatoio dell'inferno. Cioè, per conservare la retta fede, specialmente in mezzo a tutta questa bombardata, noi dobbiamo pregare. Ecco perché è il principio di peccato contro lo Spirito Santo. Ed ecco il grave decadimento che si manifesta all'interno della mia unica amata Chiesa. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Perché anche le gerarchie sembra che a volte la fede la stiano smarrendo? Ve lo dico io, ve lo dico. Perché io lo so. Perché la preghiera è stata ridotta. Oggi siamo nei tempi di tagli generalizzati. La messa nuova, vi ricordate la visione di Santa, della Beata Emmerich, no? Vidi nel 2000 macelli, due papi. La messa era breve. Non si leggeva più il Vangelo alla fine della messa. La messa nuova è più breve. Voglio parlare della liturgia delle ore, l'ho detto tante volte. La liturgia delle ore attuale dura un terzo rispetto al breviario del 62, un quarto rispetto al breviario precedente. Un quarto.
prima c'erano 3 ore medie e adesso ce ne sta soltanto una. L'ora prima è sparita. Alle lodi e vespri, prima dei salmi erano 5, ma sono diventati 3. All'ufficio delle letture c'erano almeno 9 salmi e 9 letture, oppure 9 salmi e 3 letture, adesso stanno 3 salmi e 2 letture. La compieta c'erano 3 salmi, ora ce ne sta una soltanto. Tra l'altro poi c'è scritto che cardine della giornata sono lodi e vespri, ve lo dico io che fanno molti preti, fanno soltanto le lodi e vespri, se li fanno. Lodi e vespri della liturgia delle ore in italiano, per dirgli, guarda, se vai proprio piano, ma che proprio che ti addormenti mentre lo dici, ma devi addormentare, ci puoi mettere proprio grasso che cola 10 minuti, ma non ci arrivi a 10 minuti. A ora, quindi in totale 20 minuti più 20 minuti di messa, fine della preghiera. Un prete dovrebbe pregare almeno 3 ore al giorno, meglio se 4, meglio se 5. Cioè, se tu oggi gli hai dato la possibilità di liquidare il tutto con 40 minuti, dopo ti lamenti del decadimento dentro la chiesa? Dopo ti lamenti che questi sanno per non parlare stare zitti, oppure fanno le prediche sconclusionate, oppure sparano eresie, perché ne sparano alcuni grossi quanto una casa. Ma è tutto perfettamente normale. Tutto perfettamente normale. Ecco il grave decadimento che si manifesta all'interno della mia unica chiesa. Tutto dipende dalla trascuratezza della preghiera. E qui trovate ogni causa della vostra persecuzione. Perché questa gente persegue i buoni. Ma se per causa e amore della fede, chi vuole rimanere fedele, voi soffrite ingiustizie, magari da parte di chi dovrebbe dirti bravo, perché sei fedele, perché preghi, e invece dice pure che stai a fare tutto il giorno con il rosario in mano. Perché a me me l'hanno dette queste cose qui, quindi cioè, anziché dite bravo, questo fa tutto il giorno con il rosario in mano. Sapete in verità che già avete trovato accoglienza nel mio cuore. È interessantissimo proprio questa frase. La trascuratezza della preghiera diventa principio di peccato contro lo Spirito Santo. Perché? Perché non permetti allo Spirito Santo di agire in te. E ti esponi al pericolo di farli tutti i peccati contro lo Spirito Santo. Tu ci sei. Io direi che possiamo fermarci qui. Oscar, se tu hai qualcos'altro da aggiungere, perché se no appesantiamo un po' troppo il discorso. Ma credo che questa sera, in modo particolare, ecco, Don Leonardo, abbiamo gettato dei semi molto importanti nel campo delle nostre anime. Quindi abbiamo molto materiale su cui riflettere e, a Dio piacendo, speriamo anche di metterle a frutto, perché sono state, secondo me, date delle indicazioni da parte sua ben precise, raccogliendo quello che il cielo, ecco, ci ha indicato. Sono parole di una chiarezza estrema, ma poi, ecco, la sua anche capacità, ecco, di fare così sintesi e di trovare anche così queste attualizzazioni, ecco, del messaggio di Maria. Credo che abbiamo ricevuto tutti molto, in modo particolare questa sera. E quindi noi la ringraziamo, Don Leonardo, come sempre, ecco, di questo preziosissimo, insostituibile compito che si è preso di farci queste risonanze, questi bagliori, queste luci sul messaggio di Schio, che più lo affrontiamo, più lo scopriamo e più vediamo quanto è ricco. Ecco, se vuole darci quindi la benedizione finale, e poi, ecco, salutiamo i nostri amici, Molto coloro che volentieri. ci hanno ascoltato in diretta e anche quelli che li ascolteranno in differita. Prego, Don Leonardo. Dominus vobiscum, È con spirito tuo. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, grazie, Don santa notte. Leonardo.